Il trattato di Cateau Cambrésis, siamo nel 1559, segna la fine, in particolare per quanto riguarda l'Italia, dei conflitti tra la Francia e gli Asburgo di Spagna, ma anche di Austria. Perché è importante? Innanzitutto per la sua durata, questa pace che ha due aspetti, quello di componimento delle controversie tra Inghilterra e Francia e dall'altra parte delle controversie tra la Francia e la Spagna di Filippo II. Ma è importante per noi italiani perché disegna quello che sarà l'assetto più o meno fondamentale degli stati preunitari italiani fino alle soglie del Risorgimento. In particolare si consolida il Ducato di Savoia, al margine della frontiera francese, un ducato di passo alpino essenzialmente, si consolida la tonalità spagnola dell'Italia meridionale, con anche dei possedimenti spagnoli limitati nello spazio ma significativi strategicamente in Toscana, penso allo Stato dei Presidi, e questo tipo di assetto governerà i rapporti geopolitici fra le potenze straniere che agiscono sul territorio italiano ancora per molto tempo e avrà poi, dopo la guerra dei Trent'anni, una revisione, come vedremo, nella pace di Vestfalia.